ho cominciato a 14 anni ad andare a vedere la Virtus e non l'ho mai lasciata. Questo è il mio primo abbonamento alla Virtus, anno 53-54 e 56-57. Si giocava ancora in sala borsa ed era bellissimo perché si era praticamente a livello del, non possiamo chiamarlo parquet, del pavimento. Era difficile vedere una foto in cui io non ero presente come spettatore. I primi tre per me a pari merito sono in ordine di frequentazione: Danilovic, Ginobili e Teodosic. Salve. Come stai? Bene, grazie. Lei? Bene, grazie. Però se mi dai del lei, non va bene. Mi ha detto Paolo da quanto abbonato. Faccio i miei complimenti. Allora ho visto fior di giocatori. Sì, sì, sì. Mi fa piacere conoscerlo. Grande Kylie! Come stai? Bene, te? Bene, bene, bene. Tu sei il mio mito. Ho la tua maglia. Tifo. Tifo per te in ogni momento della partita. Grazie. Saluti i tuoi figli bellissimi. Say hello to your son, your beautiful son. Ciao Paolo, buongiorno. Come sta? Sta bene? Io benissimo. La Coppa l'ha già vista, però questa è quella che ci ha portato in Eurolega dopo tanti anni. Facciamola adesso allora, la prendo da un orecchio che la prendo dall'altro. Eccolo qua. Abbiamo preparato un piccolo regalo per grazie, lei. Spero che lo possa gradire, che è la maglia con tutte le firme dei nostri giocatori. Che bello, grazie mille. Lei la può conservare. Grazie mille. Questa peraltro è la maglia, direi, dell'Eurocup, è quella che ha vinto la Coppa. Beh, per me è veramente un amore infinito, perché ho cominciato a vederla nel 53 e quindi quando siamo fra 4 mesi sono 70 anni, pertanto non ci sono molti matrimoni che durano 70 assolutamente. Anni. Assolutamente, siamo oltre le nostre diamanti qua, non saprei sì, quale no, tipo non di, so, sì, non so come di metallo prezioso dovrei tirare in ballo. So. Bene, grazie. Grazie a lei. Tante cose. Buona giornata. Grazie.